Eccoci qua ragazzi, bentornati per questa ultima parte di tutorial per l'ala eroica. Dobbiamo affrontare l'imperatore adesso. Allora, ci ricordiamo che l'imperatore aveva, lui ti fa 30 danni. Se andiamo a vedere in eroica. Allora, lui ti fa sempre, il suo potere è rimasto lo stesso, ok? Con l'aggiunta, perché sono entrato a vederla, la nanetta che non ci fa attivare il potere, ora non è più un 1-3, ma è un 3-1, ragazzi. E quindi rompe un po' le palle. Allora, io ho creato questo mazzo prete proprio per tenerla in vita, che ci dovrebbe permettere di riuscire ad annientare l'imperatore. Praticamente... è molto simile a quello che ha usato Amaz. Allora, due silence, due fuochi interiori, due parole. Le parole ci servono appunto per tenere in vita lei, ragazzi. Due punizioni, due chieriche, due spiriti, due alchimisti folli, due pozzi di luce, due razziatori, un Talnos, due prescelti, due cultisti, due oracoli, una dissoluzione, due foglie d'ombra e due gnome. Ok ragazzi, allora iniziamo. L'ho chiamato il mazzo su con la vita e ora andiamo a vedere come si comporta. Vedete quel maledetto. Allora vediamo un po'. Stiamo. Giù le mani da mia moglie. Sì, pronto alla azione. Allora. Tanto facciamo la mia nuova ricetta mi farà impazzire. Allora, facciamo così. Ok, facciamo così. Teniamo pulito il board. Ok, facciamo così. Vediamo anche questo. Ok.
passami quella chiave a Marco. Non mettermi. Ah, ma c'aveva anche la colonna? Ah, oh, c'è anche la colonna. Brutta cosa, ragazzi. Mi spiace se scelgo Poteva vincere. Cioè è andata bene, ragazzi. Delusso. Delusso, ragazzi. Via. Ottimo. E ce l'abbiamo fatta. Allora. Va bene. E anche questa è andata bene, ragazzi. Siamo riusciti a sfondare anche l'imperatore. E avete visto come bisogna comportarsi? Bene, spero che questa guida vi sia stata d'aiuto e ci vediamo tra pochissimo per le sfide di classe. Ciao ragazzi!